Adesso volevo fare la domanda più seria, finora abbiamo scherzato. Quanto sono aumentate le tue quotazioni sentimentali con quella scena? Con quella scena in acqua? Quante telefonate ricevi al giorno? Sai quante iscrizioni a Facebook mi sono arrivate in questi giorni? No, a tutti e due volevo chiedervi, praticamente questo qui non era la terza proiezione, no, la seconda proiezione, e quindi dopo due proiezioni iniziate a percepire qualche riscontro, qualche gratificazione, ma anche qualche dissenso. Che cosa filtrate nell'aria? Noi eravamo consapevoli fin dall'inizio che questo comunque era un esperimento, cioè una storia un po' particolare da raccontare, quindi sapevamo che probabilmente avremmo trovato consensi, dissensi, però era ciò che ci sentivamo di raccontare dopo aver letto questo fatto di cronaca, che tra l'altro è venuto in Italia 9 anni fa a Monza, dove una persona appunto dal giorno alla notte decide di chiudersi dentro una scatola, isolarsi e chiudere ogni suo possibile rapporto sociale con il mondo, al di là di quello che lo spettatore può provare guardando una cosa del genere come storia forse un po' pesante, ci hanno detto, noi ci siamo sentiti comunque di raccontarla perché appunto è un fatto reale e per cui volevamo un attimo mettere in evidenza il fatto che ad oggi con social network o mezzi di comunicazione che puoi in un secondo parlare con una persona in Australia, nonostante questo ci sono soggetti anche in Italia che si trovano in queste situazioni e decidono piuttosto che vivere nel sociale di isolarsi completamente e chiudere la propria vita dentro una scatola. Sicuramente il fatto che quando abbiamo scelto questa cosa, perché abbiamo altri progetti, altre idee, però a un certo punto abbiamo focalizzato questa direzione prendendoci gli oneri e gli onori, nel senso che sapendo che era una storia difficile anche da capire, cioè da capire no, da apprezzare o da diciamo da essere partecipi alla cosa, anzi è qualcosa che uno cerca di evitare, di lasciare là, perché comunque è qualcosa che può spaventare, ha spaventato noi nel raccontarla, e però ci siamo sentiti di portarla fino in fondo con tutto i pregi e difetti che ne può avere, insomma. Bene, dopo aver sperimentato le vostre tecniche in una tematica drammatica, ve la sentireste di affrontare un genere completamente diverso, un film comico? Non ha bisogno. No, comico non so, almeno personalmente non è nelle mie corde. Come tema più leggero, cioè, si può ricordare già soltanto Gabanini 2 anni fa, che almeno era una storia d'amore un po' positiva, diciamo, quindi non è che abbiamo sensibilità solo per fatti di cronaca nera o situazioni del genere, è ovvio che ogni storia ha il suo stile, il comico però appunto non lo so, è da vedere, è difficile da fare, poi ne abbiamo parlato anche l'altra sera. Va bene, se avete altre curiosità vi invito già domani, perché Gianfranco e Riccardo sono disponibili per questo meeting che abbiamo appunto organizzato presso il Salone Civico della Rotta della Città, quindi per qualsiasi altra curiosità o particolare vi invitiamo domani pomeriggio.